ta 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 ta. Rrr. Si può imparare ad articolare meglio le parole? Certo che sì. Questa puntata esiste grazie alla Cri, che nei commenti ad uno degli scorsi video ha chiesto qualche esercizio per articolare meglio le parole. Incolpevole ritardo, ma eccola accontentata. Fai come Cristina e i suoi fanciullini, iscriviti al canale, commenta e dimmi cosa vorresti che ti raccontassi. Parlare e fare capire bene le parole è un'operazione tutt'altro che banale, anche perché avviene in un tempo relativamente recente rispetto alla nostra storia di scimmie evolute. Ed infatti articolare lingua, mandibola, labbra, respirazione e fonazione richiede un po' di tempo anche nei nostri cuccioli. Ma una volta che abbiamo imparato tutte le vocali e tutte le consonanti, è possibile metterle insieme bene per cercare di farsi capire un po' meglio. Quest'oggi sono andato a vedere quella cosa, mi spiaceva molto, non so, ho capito, ma niente. È possibile parlare senza mangiarsi le parole? Oggi mi sono divertito molto. Succede sempre quando mi trovo con Dan. Iniziamo a capire come allenarci. Un trucco molto famoso per esercitare il nostro apparato è quello della matita. Occorre interporre un ostacolo all'articolazione. Una matita, appunto. Posiziona una matita, oppure una penna, oppure una paletta a bassa lingua tra premolare e premolare. Fai attenzione a non stringere troppo la mandibola. Poi prendi un brano qualsiasi e dividilo in sillabe. Fai attenzione a non dare troppa intenzione al testo. L'intenzione è leggere un testo facendo sali scendi con la voce oppure variando il ritmo. Insomma, eccoti un esempio di un testo con intenzione. Mio cognato, dal lato paterno, aveva un cugino germano. Senza intenzione sarebbe così. Mio cognato, dal lato paterno, aveva un cugino germano. E senza intenzione, diviso in sillabe, sarebbe così. Mi o cognato dal lato paterno aveva un cugino germano. Insomma, fallo come se ci fosse un punto ad ogni sillaba. Ricapitolando, brano qualsiasi diviso in sillabe. Matita, oppure penna, oppure paletta a bassa lingua, qualcosa di sottile, non un'uniposca per intenderci. Fai attenzione a non stringere i denti. Tanta cura nel cercare di pronunciare bene ogni sillaba. Vedrai che sarà difficile. Mi o cognato dal lato paterno aveva un cugino germano. 5-10 minuti al massimo al giorno di questa roba e vedrai che in pochissimo tempo la tua articolazione migliorerà sensibilmente. Immagino non serva dirti che è meglio evitare di fare questo esercizio in auto mentre guidi, perché se disgraziatamente ti esce l'airbag ti viene il sorriso di Joker. Questo video è supportato da Artisti 7607. Sostengono gli artisti in tantissimi modi. Lascio il link al loro sito nella descrizione. In un prossimo video impareremo a chiudere bene le parole per evitare l'effetto che ti ho mostrato prima. E questo. Oggi mi sono divertito molto. Succede sempre quando giro con Da. Fai come la Cri, commenta il video e fammi sapere che video vorresti che facessi. Ma anche no. Può fare, può farissimo! E perde! Vai a vedere gli altri video sul canale e scopri un sacco di roba. Non riesco nemmeno a raccontartela. Ciao! Questa puntata esiste! Ehi.